Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo subito con la cronaca. Tre persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia Stradale di Chieti per furto e scasso ad un impianto di carburanti, il servizio di Paolo Renzetti. Scacco ad una gang romena che si era specializzata nei furti e nello scassinamento delle colonnine bancomat degli impianti di carburanti. I tre intercettati dagli agenti della Polizia Stradale di Chieti e del distaccamento di Lanciano la notte scorsa nella zona tra la Fondovalle Sangro e la strada statale 16 Adriatica sono stati poi bloccati dopo un breve inseguimento nel territorio comunale di Fossa Cesia. I ladri avevano addosso denaro che si trovava nella macchinetta self-service di un benzinaio di Atessa che poco prima avevano forzato. Come spiegato in conferenza stampa questa mattina, i tre romeni avevano un modus operandi da veri professionisti. Questa notte, verso le ore 3, abbiamo arrestato tre cittadini rumeni che si sono resi responsabili appunto del furto presso l'area di servizio Trade Invest sulla Fondovalle Sangro al comune di Atessa. Erano organizzati sia sotto il punto di vista del modus che hanno portato poi a termine, sia per quanto riguarda le attrezzature che portavano al loro seguito. Queste cellule malavitose difficilmente si fermano al primo alt, anche in questo caso, insomma, gli è stato dato l'alt polizia, ma non si sono fermati, quindi c'è stato un inseguimento per un paio di chilometri, dopodiché, insomma, posizionando le pattuglie in un certo modo, c'erano delle pattuglie più avanti, siamo riusciti a bloccarli e a trarli in arresto. Determinante ai fini della cattura dei tre anche la collaborazione di un cittadino che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sia del cittadino, che è stata una segnalazione chiaramente celere e importante, sia dell'operatore del commissariato che ha preso la segnalazione e ce l'ha comunicato immediatamente a noi che eravamo sulla strada. Ci vorranno 3 anni per avere la carta valanghe della regione Abruzzo. La mappa che, se fosse esistita, avrebbe probabilmente evitato i 29 morti di Rigopiano verrà realizzata dal professor Roberto Nevini, geologo dell'Università di Siena, che ha vinto l'appalto della regione Abruzzo. Nevini è il riferimento dell'AINEVA, l'Associazione Interregionale Neve e Valanghe, che mette insieme il nord e il centro Italia e si occupa espressamente di mappe del rischio in montagna. La base dell'appalto è stato assegnato ai primi di novembre ed era di oltre 1 milione di euro e dovrà mappare oltre 4.000 chilometri quadrati. Nelle informative dei carabinieri forestali sulla tragedia di Rigopiano si parla espressamente della consapevolezza del rischio da parte dei funzionari regionali. Già nel 2012 si legge: il direttore dei lavori pubblici Pierluigi Caputi aveva acquisito la cognizione dell'esistenza del rischio valanghe e della necessità di procedere alla redazione della carta di localizzazione del pericolo come prevenzione del rischio. Anche i successivi dirigenti regionali sono a conoscenza dei rischi, tanto che nel 2014 la giunta Chiodi approvava il catasto storico delle valanghe e ordinava di realizzare la carta di localizzazione del pericolo. La Procura di Teramo ha notificato al rettore dell'Università Luciano D'Amico la chiusura delle indagini che ipotizzano per quest'ultimo percezioni indebite e peculato a causa del suo doppio incarico alla TUA SPA. Il rettore assicura che sarà tutto chiarito al più presto, mentre la CGIL Abruzzo, in una nota, loda l'operato di D'Amico, considerato come esempio di buona gestione nelle società partecipate. Tania Bonnici Castelli. Notificata la conclusione delle indagini da parte della Procura teramana al rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per il doppio incarico ai vertici dell'Università e come presidente del CDA dell'ARPA e successivamente di TUA. L'indagine riguarda i 57.000 euro che il rettore D'Amico avrebbe percepito indebitamente tra l'agosto 2014 e il febbraio 2017. E questo perché, secondo l'accusa, avendo assunto l'incarico all'ARPA e successivamente alla TUA, avrebbe smesso di fatto di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. La Procura gli contesta in particolare di aver omesso di dare formale comunicazione all'Ateneo.
Ma non solo. Nella stessa inchiesta che porta la firma del sostituto procuratore Davide Rosati, ad Amico, in qualità di rettore, viene contestato anche il peculato per la consegna nell'ambito della cerimonia Welcome Matricole del novembre 2013 di 10 tablet di proprietà dell'università al personale tecnico di supporto all'intervento degli artisti Ficarra e Picone. Episodio per il quale l'Università di Teramo avrebbe ricevuto un danno patrimoniale di 2.671 euro. Indagato per peculato anche il professor Mauro Mattioli e per abuso di ufficio il professor Stefano Traini. Sulla vicenda interviene la CGIL Abruzzo, che tiene a sottolineare quanto sia stato fondamentale l'apporto di Luciano D'Amico nella gestione prima di ARPA e poi di Tua S.p.A. L'esperienza di D'Amico, si legge nella nota, ha rappresentato in positivo la discontinuità con le pessime pratiche del passato, un'etica di cui ci sarebbe bisogno in politica e nelle società partecipate, e intanto l'Università di Teramo vola verso traguardi importanti, diventando il primo ateneo italiano nel welfare dei suoi studenti. Assolutamente no alle dimissioni da rettore dell'Università di Teramo di Luciano D'Amico dopo la chiusura delle indagini a suo carico. Abbiamo appena ascoltato il servizio. Non ci sono impedimenti a continuare l'attività di rettore senza ricorrere quindi ad una autosospensione della carica. Ad assicurarlo oggi, rispondendo ai cronisti a margine di una conferenza stampa, il prorettore vicario dell'Ateneo Teramano, Dino Mastrocola. Restiamo a Teramo. L'ATER sta preparando un piano per riparare o ricostruire le case danneggiate dai terremoti del 2016 e del 2017. Il cronoprogramma è stato discusso in una riunione in Regione Abruzzo. Il servizio di Alfredo Primante. Entro 10 giorni l'ATER di Teramo trasmetterà alla Regione la pianificazione con relativo cronoprogramma dei lavori di riparazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica danneggiati dalle scosse di terremoto del 2016 e di quest'anno. L'elenco riguarderà sia gli stabili che hanno subito danni lievi, cioè classificati in B, sia quelli per i quali è previsto l'abbattimento e la successiva ricostruzione. Lo ha comunicato l'amministratore unico dell'ATER di Teramo, Armando Rampini, nel corso di una riunione con il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, a cui hanno partecipato anche il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Marcello D'Alberto e i delegati delle amministrazioni comunali dei centri del cratere sismico. Dai sopralluoghi condotti negli ultimi mesi sono stati censiti 60 interventi negli stabili ATER della zona per un totale di 750 appartamenti e per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro che saranno utilizzati anche per l'efficientamento energetico degli immobili. Fondi già assegnati all'Abruzzo nel riparto della struttura commissariale per la ricostruzione in base alla delibera della cabina di coordinamento del 10 agosto scorso. Il nostro obiettivo, ha spiegato il presidente D'Alfonso, è quello di accelerare al massimo l'apertura dei cantieri, favorendo il rientro degli inquilini nelle loro abitazioni. Non vogliamo che nel Teramano si verifichi quanto accaduto con il terremoto dell'Aquila, dove gli alloggi ATER sono finiti in fondo alla scala di priorità della ricostruzione, ha concluso D'Alfonso. Nel corso della riunione è stato sottoscritto dal presidente della regione in qualità di vice commissario alla ricostruzione anche il primo atto d'intesa con l'ATER di Teramo, che assegna all'ente 4 milioni di euro per la riparazione di 64 unità abitative nel capoluogo in via Giovanni XXIII e in via Gelasio ad Amoli. Davanti all'Abruzzo soltanto l'Emilia-Romagna per livello di corruzione nella pubblica amministrazione. Questo quanto emerge dalla recente indagine dell'Istat sulla sicurezza dei cittadini nel biennio 2015-2016. La corruzione a livello nazionale è compresa in una forchetta che va dal 2% della provincia autonoma di Trento al 17,9% della regione Lazio. La nostra regione si attesta all'11,5%. Sul fronte della sanità la corruzione è parecchio presente in Abruzzo, 4,7%, e questo dato supera di 6 decimali il tasso della Campania. Per quanto attiene alle richieste di denaro, favori o regali in cambio di beni e servizi, l'Abruzzo è la terza peggiore fra le 20 realtà regionali italiane con il 17,5%. Peggio dell'Abruzzo soltanto la Puglia e il Lazio, il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano,
Il Piemonte e la Toscana invece sono le regioni migliori da questo punto di vista. Il quadro dipinto è contraddistinto da tinte a dir poco fosche, dice il consigliere regionale di Sinistra Italiana Leandro Bracco, che aggiunge: la concussione è purtroppo un architrave della pubblica amministrazione made in Abruzzo, un vero e proprio cancro le cui metastasi hanno intaccato organi vitali del sistema. Un male, conclude Bracco, che va combattuto frontalmente, senza troppe parole, con la propria azione, cioè dando il buon esempio. E torniamo a Pescara. Le mani sporche, lo sfruttamento dei migranti nel lavoro e nell'accattonaggio forzato. Questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina all'Aurum di Pescara, organizzato dall'associazione On the Road. Vediamo. L'abbiamo chiamato le mani sporche, un po' perché si sporcano le mani lavorando la terra oppure vivendo per strada, e un po' perché è importante che anche noi ci sporchiamo le mani mettendoci veramente a lavorare con queste persone, per queste persone. Sì, è un fenomeno importante quello dello sfruttamento lavorativo, spesso è un fenomeno nascosto, perché a parte quando è visibile nei campi, può essere presente anche all'interno di situazioni di badantato, di attività commerciali e produttive. È difficile individuarlo, ma spesso non si tratta di violazioni delle normative sul lavoro, ma si tratta di riduzioni in schiavitù. Anche l'accattonaggio, spesso le aree dove si fa accattonaggio sono controllate da organizzazioni che pretendono il pagamento di queste aree oppure addirittura la totale, tutta la somma recepita durante il giorno. Quindi sì, sono fenomeni importanti, sono fenomeni che possono diventare strutturali. Lo sfruttamento lavorativo purtroppo è diventato una parte strutturale del sistema di produzione italiano. Dobbiamo invertire questa tendenza, perché il paese non può certo andare avanti basando la propria ricchezza nell'export del made in Italy agroalimentare sulla base di queste persone che vivono con pochissimi soldi in condizioni subumane. Fenomeno che riguarda anche l'Abruzzo. Sì, lo sfruttamento lavorativo nella conca del Fucino, che assume delle caratteristiche diverse, ma comunque importanti. Voi sapete che la conca del Fucino è una zona dove vengono prodotte il 20% delle patate, delle carote, dei finocchi a livello nazionale. Ecco, lì spesso si tratta di sfruttamento lavorativo, quindi violazioni normative sul lavoro, in alcuni casi di riduzione in schiavitù. Non è facile identificarli, ma ecco, stiamo lavorando. La cosa fondamentale è che chiaramente non riusciremo come associazioni del terzo settore a risolvere il problema senza che poi ognuno faccia la sua parte: la magistratura, i sindacati, l'ente locale, le regioni, chiunque ha un obbligo, un ruolo di programmazione, di realizzazione di interventi, deve mettersi a lavorare con gli altri soggetti, perché insieme sicuramente riusciremo a migliorare la situazione. Durante l'audizione sul nuovo piano dei rifiuti presso la Commissione Ambiente del Consiglio regionale, il Forum dell'Acqua e la Stazione Ornitologica Abruzzese chiedono obiettivi più ambiziosi per la differenziata. Obiettivi più ambiziosi per la raccolta differenziata. E questo quello che chiedono Forum H2O e SOA per il nuovo piano regionale dei rifiuti. Se ne è discusso con diverse associazioni, comitati e sindacati presso la seconda commissione ambiente del Consiglio regionale presieduta dal consigliere Petrucci. Nell'audizione le associazioni ambientaliste hanno chiesto alla Regione di alzare l'asticella degli obiettivi per i prossimi anni, e cioè quello di passare dal 65% al 70% di differenziata entro il 2020 e dal 70% al 75% entro il 2022. Dal piano regionale dei rifiuti si evince che esiste già una disponibilità di impianti per la gestione dei rifiuti di gran lunga superiore al fabbisogno. Di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi sarebbe solo una questione di migliorare l'organizzazione del servizio. Questioni, dicono i SOA e Forum H2O, che possono essere risolte in fretta con interventi energici sulle amministrazioni inadempienti. Ad esempio sulla città di Pescara, visto che il capoluogo adriatico supera di poco il 32% di differenziata. Secondo gli ambientalisti è necessaria l'introduzione del porta a porta in tutta la città, che farebbe fare il salto di qualità all'intero Abruzzo in pochi mesi. L'audizione è stata anche l'occasione per chiedere di rendere più stringenti i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia delle falde acquifere. Il 50% delle discariche sono già in cattive condizioni per l'inquinamento. Inoltre è stato affrontato il tema che sta suscitando polemiche nell'Aquilano, quello del CSS,
eliminare la deroga per il rispetto dei criteri localizzativi prevista dalla proposta per gli impianti dove bruciare il combustibile derivato dai rifiuti e quanto chiesto da SOA e Forum H2O, che esprimono dubbi anche sull'opportunità di indicare direttamente nel piano dell'impianto il trattamento dei rifiuti indifferenziati deco di Casoni, che così diventerebbe un invariante di piano per 270.000 tonnellate anno come capacità. Restiamo in qualche modo in argomento. Ottimi risultati per molti comuni della provincia di Chieti sotto il profilo della raccolta differenziata. Secondo i dati di Ecolan, che gestisce il servizio, ci sono punte anche del 90%. Ecolan annuncia anche finanziamenti per un nuovo EcoBox. Tocca quota 80% la raccolta differenziata gestita da Ecolan in 21 dei 53 comuni soci della SPA dei rifiuti a capitale pubblico. A tracciare il bilancio è il presidente Massimo Ranieri, soddisfatto dei risultati. Su scala bacino, su 21 comuni gestiti direttamente da noi, abbiamo raggiunto una percentuale media dell'80,4%, con punte del 90% su Borrello, Lettopalena, Gamberale, Villa Santa Maria, Orsogna e a Lanciano. Siamo partiti a dicembre 2015 da una percentuale intorno al 28%, oggi siamo stabilmente al 77%. Noi da progetto avevamo proposto al Comune il raggiungimento del 70%, quindi abbiamo superato questo punto di pareggio e pensiamo di poter ridare parte dei minori costi sostenuti al Comune e quindi ai cittadini. E poi l'aspetto della progettualità non è da sottovalutare, perché grazie alla progettualità Ecolan riesce ad ottenere finanziamenti anche per un prossimo progetto pilota che riguarda un nuovo EcoBox. A che cosa serve? Allora, finanziamenti ottenuti, questo ogni tanto lo devo dire, siamo bravi. Un conteggio dei finanziamenti ottenuti ad oggi, siamo a circa 12 milioni di euro. 8 milioni di euro sono finanziamenti ministeriali per il nuovo impianto di trattamento dell'organico che sorgerà a breve, sempre nella zona di Cerratina, nel nostro polo per la differenziata. Abbiamo ottenuto un altro 1,5 milioni di euro per l'ampliamento ulteriore della piattaforma dove arrivano i nostri rifiuti secchi, più altri fondi ottenuti dalla Regione per l'acquisto di mezzi e attrezzature. Sul Lanciano c'è un progetto pilota, un nuovo EcoBox, differente da quelli che sono installati, dai 9 che sono installati sul territorio, che consentirà al cittadino di conferire direttamente la plastica, caricando poi tramite una card un punteggio potrà usufruire o di acqua potabile oppure di sapone liquido da ricaricare con contenitori vuoto a rendere, per intenderci. Parliamo ora della convenzione firmata dall'amministrazione comunale di Pescara per la gestione da parte della Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo del Museo del Mare e del Museo Cascella. Si va verso un biglietto unico per tutti i siti culturali della città. È stata firmata una convenzione in comune a Pescara per la gestione di due importanti musei cittadini, Museo del Mare e Museo Cascella, che saranno gestiti dalla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo Longhi. Sì, è un ottimo passo in avanti, è il primo punto per la creazione di una rete museale cittadina, quindi un fatto nuovo e innovativo per la nostra città che ci contraddistingue non solo da un punto di vista di migliorata fruizione degli spazi culturali, ma anche per rinnovare una vocazione turistica che speriamo anche attraverso una rinnovata gestione, quindi una maggiore apertura dei musei, speriamo nei giorni festivi, ma anche nei giorni feriali. Quindi questo è un provvedimento che permette alla Fondazione Genti d'Abruzzo quindi di ampliare la sua offerta sulla didattica, sull'apertura dei servizi, e che è come detto il primo punto. Ad esempio siamo già pronti e speriamo che la Fondazione a più presto riuscirà a mettere a far entrare in vigore il biglietto unico per le strutture museali, che probabilmente è il vero punto di innovazione di questo affidamento e di questa nuova gestione, con cui appunto si potranno visitare tutti i musei cittadini, chiaramente il Museo del Mare, il Museo Cascella e il Museo Genti d'Abruzzo, con un unico biglietto, quindi sicuramente una grande innovazione e una nuova pratica comunale. Come amministrazione comunale già da tempo avete puntato sul rilancio di queste strutture, soprattutto sul Museo del Mare?
Sì, noi sul Museo del Mare abbiamo un progetto di completamento, perché adesso è utilizzabile solo la parte inferiore, il piano terra, che pure è molto visitata soprattutto dalle scolaresche ed è tuttora, nonostante questo, è il museo più visitato della nostra città. Contiamo con la nuova gestione e con i lavori che per un porto abbastanza cospicuo ne permetteranno il completamento, di migliorare ancora di più questa offerta. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Questa sera alle 21 il Pescara sarà di scena a Marassi per il quarto turno di Coppa Italia contro la Sampdoria dei tanti ex. Dirigerà Forno di Roma 1. Zeman pensa ad un robusto turnover e potrebbe schierare dal primo minuto Ganz e Campagnaro e rilanciare anche Benali e Canutè. Sulla sponda blu cerchiata andrà in panchina Torreira, mentre tra gli ex saranno titolari Verre e Capra. Nella conferenza pre-gara l'allenatore della Sampdoria, l'abruzzese Marco Giampaolo, ha parlato anche del Pescara di Zeman e ha annunciato la formazione che schiererà. La differenza di categoria esiste nel momento in cui tu giochi al 100% delle tue possibilità, altrimenti il gap si annulla, come sempre e come in tutte le partite. Il Pescara è una squadra di tutto rispetto, perché gioca a calcio. È una squadra che ha idee di calcio, è una squadra che non fa barricate, è una squadra che gioca sempre per fare un gol in più rispetto all'avversario. Il 4-3 di Zeman è riconoscibile perché soprattutto è un calcio di profondità. Abbiamo visionato oggi quelle che sono le qualità e le caratteristiche del nostro avversario. Il che significa che non vogliamo sottovalutare niente e nessuno. Una partita che ci impegnerà, alla quale dobbiamo far fronte attraverso le nostre migliori risorse mentali, fisiche e tecniche. Giocherà come sempre quella che io ritengo sia la miglior formazione, la formazione giusta per poter vincere questa partita, al netto di qualche infortunio di troppo che abbiamo e al netto di qualche giocatore che comunque deve recuperare l'energia della partita di sabato. Giochiamo con Pugioni, Sala, Silvestre, Regini, Murru, Praet, Capezzi, Verre, Gaston, Kovnacki e Caprari. È stato tra i protagonisti della promozione in A del Pescara di Zeman nel 2012. Ieri sera il sindaco Marco Sansovini, attuale attaccante della Fermana, ha partecipato alla trasmissione replay di Enrico Rocchi e ha detto la sua sulla crisi di risultati e di gioco del Pescara di Zeman. Vediamo. Lui è sempre stato chiaro ed estremamente ripetitivo, quindi vuoi o non vuoi, alla fine il suo credo lo acquisivi sicuramente. Ci vuole, io non posso dire che i ragazzi non vogliano assimilare assolutamente, magari c'è qualche giocatore che probabilmente non è un giocatore tra virgolette adatto al gioco del mister, però ci si può diventare. Ci si può diventare, ci si può adattare, si può imparare, perché io ho sempre detto che avere Zeman è un'opportunità per un giocatore. È facile per un giocatore cambiare? Non è facile, no, non è facile sicuramente, anche perché se uno ha delle convinzioni proprie verso se stesso e ha sempre giocato e magari fatto bene anche in altre situazioni, farlo cambiare dal giorno alla notte non è facile. Lì ci vuole sicuramente a volte un po' d'elasticità anche da parte dell'allenatore e comunque una certa volontà, una certa abnegazione al lavoro e a fare quello che ti chiede il mister. Quello che mi è balzato agli occhi è il poco movimento senza palla, e il gioco del mister è... Penso che questa sia una cosa imprescindibile, gli attacchi della profondità, il poco gioco senza palla, c'è bisogno di più movimento senza palla, più attacco della profondità, anche alla cieca, anche senza, non dico senza motivo, però un attacco della profondità comunque per spostare la difesa, per spostare qualcuno in difesa degli altri, no? Perché quando c'è un attacco alla profondità il difensore deve fare una scelta o seguire l'attaccante, quello che sta attaccando in questo momento, che va in porta, se lo segue si libera un altro giocatore. Quindi
Mi sembra che ci sia poco lavoro di reparto. Quello che mi è balzato agli occhi è che si è creato molto poco, si è sempre solo subito, soprattutto nel secondo tempo si è subito continuamente. E quello dispiace, non è tanto il risultato che può venire fuori in 4-0, cioè tutti abbiamo perso 4-0, voglio dire, non è che è quello il problema. Però mi è balzato agli occhi, ecco, questo problema qui, questo poco gioco. E ora scendiamo in Serie C perché ieri sera si è giocato il posticipo atteso, il derby tra Teramo e San Benedettese Albonolis. Ha vinto la Samb di Capuano per 2-0. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella e a seguire le dichiarazioni dei protagonisti. Il Teramo perde il derby ed è una sconfitta che fa male, molto male, perché lo 0-2 con la San Benedettese, per quanto il punteggio sia esagerato rispetto a quello che si è visto in campo, è un risultato che ci può stare, soprattutto considerando le due modalità con cui le formazioni approcciano la gara. Pubblico delle grandi occasioni al Bonolis, oltre 2.500 gli spettatori, ma a gioire saranno solamente i 900 sostenitori rossoblù. Il diavolo ci prova nel primo tempo, anche perché il 3-4-1-2 di Capuano prevederebbe che Bove vada a prendersi la palla sulla parte mancina per liberare Miracoli al centro o Rapisarda a destra, e invece la prima frazione il Teramo la gestisce meglio perché Varas rintuzza sempre l'ex aquilano e Ventola con i tre centrali tiene a bada la prima linea rossoblù. Quello che manca sempre è il tentativo di riproporsi una volta riconquistato il pallone. I biancorossi fanno davvero fatica a lanciarsi nello spazio lasciato da una Samb che prova a fare gioco ma non sfonda mai. E così le azioni in un primo tempo nel quale si gioca pochino sono sostanzialmente dei vorrei ma non posso. Questioni strozzate che vanno sul taccuino solamente per non lasciarlo bianco. Capuano però ad inizio ripresa cambia il volto della gara. Inserisce prima Esposito tra le linee e poi va all'occhia. Mentre il Teramo, che nel frattempo ha perso Amadio per infortunio, rimane sempre identico a se stesso. Magari ordinato dietro, ma innocuo davanti. E così la rete di Bove al minuto 53 non è che una logica conseguenza non di un dominio, ma di un'inerzia che prima o poi si sarebbe comunque spostata verso la formazione che in campo dimostra di avere un'idea chiara di interpretazione della partita, al cospetto di un avversario che bada solo a non prenderle e che quando le prende è talmente impotente da non sapere neppure da che parte abbozzare una rimonta, se non grazie ad un caso fortuito come quello di Graziano di testa o come il triangolo stretto Tulli Barbuti, ma sono azioni estemporanee, frutte un po' del caso, un po' della reazione nervosa di un Teramo che vede scivolare inesorabilmente il derby dalla parte marchigiana del Tronto. La San Benedettese non soffre praticamente più, il diavolo rimane in 9 nel finale per effetto dei rossi a Caidi e Calore e subisce anche il gol al 96esimo sul rigore di Miracoli, che fa calare il sipario su una gara in equilibrio solamente fino a quando si è rimasti sullo 0-0. Solita storia, il Teramo crea anche, ma lo fa improvvisando, senza un'architettura offensiva riconoscibile, si affida al cuore e alla grinta dei suoi. Così, senza una sterzata, la salvezza è l'unico reale obiettivo di questa squadra. Asta si tiene i 6 punti di vantaggio sul penultimo posto, che sono 6 perché il Sant'Arcangelo è stato appena penalizzato. Dire che non ci siano grandi aspettative in casa biancorossa è solamente un enorme eufemismo. Dispiace per la gente che è accorsa numerosa per come è andata la partita, però dirvi di nuovo della prestazione, di quello che abbiamo fatto, perdi una gara così, però l'hai persa, quando perdi devi stare zitto, però cosa posso dirvi analizzando la gara? I ragazzi ce l'ha messa tutto come al solito, primo tempo equilibrato, c'è addirittura un paio di situazioni noi, il primo affondo nel secondo tempo gol e noi invece 2-3 situazioni, direi quello di Graziano clamoroso col portiere a terra, Foggia tu per tu col portiere, però se non fai gol è inutile parlare di racciuffarlo o di vincere una gara. Dispiace che su 2 situazioni, l'ultima lasciamola stare, in ripartenza non è finita la gara, però questo è un dato di fatto.
No, no, ma non sono preoccupato, io so benissimo che squadra avevo, che squadra ho, sono dei ragazzi che lottano, danno tutto, però abbiamo dei limiti, ma questo è normale, è un dato di fatto e andiamo avanti così, ci mancherebbe. Dispiace perdere il derby così, perdere un derby che poi il 2-0 è diventata veramente una cosa abbastanza eclatante, brutta, perché già perdere era così, in più il 2-0 mi dispiace per la gente, per i tifosi, per i nostri giocatori, l'avevamo preparata bene, stavamo bene, ci credevamo. Adesso è giusto che ricarichiamo le pile a livello proprio mentale, perché la squadra è, insomma, è demoralizzata, perché dà tutto e non riesce a concretizzare quello che facciamo, e quindi dispiace, perché sotto l'aspetto dell'impegno, dell'abnegazione, di tutto, non gli posso dire nulla. Giocavamo contro una squadra organizzata e ottimo primo tempo nella fase di palleggio, di proposizione, e poi grande acume tattico, grande sofferenza quando siamo andati in difficoltà. Avevamo preparato bene la partita nelle catene, soprattutto di destra, poi ho inserito Vallocchia per attaccare l'ampiezza lunga, poi sofferenza, voglio dire, questa è una squadra che in tre partite ha preso un gol su calcio di rigore, siamo a più uno in media inglese, 7 punti mi sembra che una media discreta, non abbiamo fatto nulla, abbiamo regalato una vittoria importante al nostro popolo in maniera meritata e con grande sofferenza e con grande personalità. Questo è quello che mi fa più piacere. E di questa partita, di questo derby, si parlerà diffusamente questa sera alle ore 21 nel classico appuntamento del martedì Pro Teramo, con la conduzione di Jacopo Forcella. Invece le prossime edizioni del TG6 ci saranno alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.